Ciao, buongiorno. Con assoluta certezza non mi lascio intimidire da quei commenti che tutte le volte che fai un video arrivano per venirti a dire che quello che hai detto nel video non va bene, che quello che hai detto nel video è superfluo, addirittura che quello che hai detto nel video crea falsi bisogni nel prossimo. Non mi lascio assolutamente intimidire da tutto questo perché semplicemente nel caso per voi non fosse chiaro, a me è sempre molto molto chiaro che essendo questo il mio canale, io nel mio canale faccio dei video in cui parlo delle mie cose, non potrei mai parlare delle vostre cose, non potrei mai parlare delle vostre esigenze, perché io soprattutto non prendo soldi da voi e quindi non devo leccarvi i piedi dandovi la falsa impressione, l'ipocrita impressione che sono qui per fornirvi un servizio. Io qui sono proprio a casa mia sul mio canale, nessuno mi paga per fare questi video, li faccio anzi io pagando elettricità, attrezzatura scarna, ma comunque attrezzatura fotografica e computeristica e quant'altro per mettere insieme amatorialmente questi video ed è molto evidente che io nei miei video posso solo parlare delle mie cose e parlo delle mie cose perché mi piace parlandomi da sola, sono qui a parlarmi da sola perché mi piace perdere tempo facendo questa cosa. Nella maniera più assoluta non vi sto offrendo un servizio. Non sto tentando di vendervi niente, non sto tentando di convincervi a fare come faccio io, e anzi, quello che io faccio e quello che io racconto di fare nei miei video è una cosa che poi rivista da me nel futuro, naturalmente mi farà sorridere. Perché noi cambiamo sempre e per questo siamo esseri umani e quindi una delle nostre caratteristiche è quella di cambiare sempre per adattarci e per sopravvivere. Quindi quello che io faccio in questo momento e quello che io dico in questo momento forse avrà ancora un senso nel domani, ma forse no. E quindi è una cosa che ha un significato molto limitato, un significato circoscritto al mio ambiente, alle mie abitudini, al mio modo di essere. Non deve assolutamente essere un modello o uno stile di vita per quanto riguarda te, perché io non ti conosco, non so chi sei, ma non mi interessa neanche conoscerti. Allora, se tu sei qui a guardare questo video, sei qui a guardare questo video, per motivi tuoi, perché anche tu hai tempo da perdere, esattamente come me, anche quando non te lo puoi concedere, te lo concedi lo stesso questo tempo da perdere, perché evidentemente ti rilassa e ti distrae. Oppure stai guardando questo video perché sei una guardona, oppure sei un guardone, ne capitano tanti. Stai guardando per questo video per i più disparati motivi che riguardano te, i fatti tuoi e la tua vita, e non c'entrano niente con me, con i fatti miei e con la mia vita. Quindi io ti parlo delle mie cose e tu ascolti semplicemente perché hai voglia di ascoltare. Questa deve essere una cosa chiara, perché veramente, cioè ancora oggi ricevo dei commenti che proprio mi fanno pensare, ma c'è bisogno di una scolarizzazione per mettere in grado la gente di capire che cos'è un video su internet, no? Oppure la manipolazione che fa internet dentro i cervelli della gente è così tanto enorme che la gente non ci si raccapezza più, non è più capace di distinguere, di discernere quello che vede, quello che succede dentro i video, fuori dai video. Ma comunque, prima, in un video precedente a questo, avete visto quali sono i prodotti che abbiamo sostituito. Adesso invece vi parlo dei prodotti che non ancora abbiamo sostituito e che, udite udite, sono comunque prodotti che non costano tanto, ma che negli ultimi tempi comunque cominciano a costicchiare e che noi comunque continuiamo a comprare perché per noi ha senso comprarli e sottolineo bene per noi, cioè per me e per chi si muove attorno a me.
Questo non significa che questi prodotti devono andare bene anche per te. Questo non significa che tu, guardando questo video, devi pensare e devi accettare che questi prodotti hanno in assoluto nel mondo e per tutti un senso. Ma ti prego, cioè, ma ragiona, per favore. Alla Valentina del futuro, stavo dicendo prima, questi video riguardati dal futuro, bla bla bla. Alla Valentina del futuro io vorrei dire che diavolo ha la Valentina del passato e in questo momento del mio presente sulle labbra. Questo per esempio è un buon esempio del colore di rossetto a cui una non deve credere quando ha addosso un vestito violone come quello che io ho addosso oggi. Perché infatti se da fuori questo rossetto può sembrare di un colore simile o che possa andare bene con il violone di questo vestito, con l'aubergine, come si direbbe in tedesco, di questo vestito, in realtà vedete bene che questo è un altro colore. Allora, il rossetto della situazione è questo, è un rossetto di Inica che per il momento è ancora vivo, ma chissà se lo sarà ancora fra qualche mese, perché i rossetti di Inica hanno questa odiosa tendenza ad andare a male purtroppo molto in fretta, ma soprattutto i siti internet che rivendono i prodotti di Inica in Germania hanno questa odiosa tendenza a non riuscire a smerciare, a mettere in evidenza i prodotti di alcune marche di nicchia, e per questo, e forse probabilmente, non li custodiscono neanche in angoli dei propri magazzini, che sono angoli adatti a custodire certe cose, e quindi certe volte ti vendono dei prodotti che sono quasi andati a male. Comunque, per fortuna, io all'epoca comprai questo rossetto con il 30% di sconto sul sito di Flaconi. Se seguite molto attentamente, ma anche superficialmente attentamente, ma comunque ascoltando quello che dico, i miei video a sufficienza e da lungo tempo, allora sapete benissimo che io comprai questo rossetto e altri sul sito di Flaconi, che è una profumeria tedesca che ogni tanto a sorpresa, quando tu ci vai, da un momento all'altro proprio e limitatamente per uno spazio di tempo certe volte di 2 ore, di 59 minuti, ti lancia addosso sconti del 30, del 40%. Non lo fa sempre naturalmente, però lo fa a volte così a random. Allora questo rossetto perlomeno l'ho pagato, oppure per fare la persona che verrà giudicata da qualcuno del nord, del sud, lo pagai. Invece io sono semplicemente una persona che conosce ancora la coniugazione di tanti modi verbali, non solo dell'indicativo, aiuto, e non parla solo col presente. Quindi a suo tempo pagai questo rossetto con il 30% di sconto, ed è un rossetto che però non ricomprerei, perché, ripeto, forse è la pigmentazione, ma lo vedo che cambia lentamente nel corso del tempo, oltre al fatto che questo è anche un colore che non è molto portabile nel quotidiano, nel senso che è una colorazione che rimane poco stabile, i pigmenti minerali che sono all'interno di questa colorazione rimangono veramente poco stabili sulla bocca. Però comunque questo è il colore di Orchid Fields. E le labbra sono state poi bordate dalla matita di MAC, che si chiama Cyberworld. Devo sempre un po' leggere qual è il nome della matita, perché c'è anche il rossetto, uno dei due si chiama Cyber e basta, e poi l'altro si chiama Cyberworld, il lip liner si chiama Cyberworld, ma io non me lo ricordo sempre così prontamente. E questo è il colore della matita. Se io avessi fatto le labbra completamente solo con questa matita, probabilmente sarebbe stato meglio. Poi sopra c'è questo Clean ID, il lucida labbra che sembra rosa ma che è in realtà incolore, di Catrice, con inci interamente possibile. Questo faceva parte nella fattispecie di un'edizione limitata, e la colorazione è 030 Plump Pink, ma ripeto incolore in realtà, ed è leggermente mentolato, molto piacevole, però attenzione perché applicandone troppo fa la pappazza agli angoli della bocca. Ma adesso alcune delle colorazioni che prima erano in edizione limitata sono uscite anche in edizione permanente, nella collezione permanente. Allora comincio subito comunque a parlarvi, sbrigati convenevoli, dei prodotti che
ancora oggi continuiamo a ricomprare, nonostante il prezzo si stia facendo neanche troppo lentamente altino. Allora, alcuni prodotti con evidenza li uso io, altri li usano anche persone che non sono io e quindi non essendo io una persona che può vivere solo ed esclusivamente con qualcuno che è la sua copia gemella, ma essendo io una persona che può vivere anche con persone diverse da me e che hanno una propria testa, dei propri pensieri, dei propri gusti, in questo video vedrete anche un paio di prodotti che un inci così naturale non ce l'hanno proprio per niente. Però non sono prodotti che uso io, sono prodotti che usa qualcun altro. A questo qualcun altro questi prodotti piacciono. Continuiamo a ricomprarli, cioè io e altre persone andiamo al supermercato e mettiamo questi prodotti nel carrello e sarei deficiente se io tenessi questi prodotti fuori da questo video, perché starei raccontando prima di tutto a me stessa una versione erronea della mia quotidianità. Va bene? Allora, cominciamo con un saponcino liquido. Questo saponcino è il saponcino di Isana. Isana è una marca interna non interamente naturale, ma che fa spesso prodotti con un inci interamente naturale, delle drogherie che si chiamano Rossmann. Questo sapone è uscito da alcuni mesi, si chiama Creamy Orange. Creamy Orange, creme Seife. Seife significa sapone, è un sapone in crema, ma in realtà è un gel. L'unico difetto di questo sapone liquido è che a volte, se si hanno le mani troppo impastate, per esempio di sudore asciugato, per esempio di giornata in mezzo all'inquinamento atmosferico, per esempio di residui anche datati ore e ore e ore e ore prima di lavarsi le mani, di crema per le mani. Se insomma sulle mani è presente troppo grasso, bisogna premere due volte perché premere una volta sola equivale a insaponare le mani con una quantità di sapone che non è sufficiente davvero a schiumare a dovere per essere in grado di inglobare lo sporco e portarlo poi realmente via. Come dicono le istruzioni anti-Covid tedesche, bisogna formare con la schiuma e con l'acqua un brai. Brai significa pappa. Bisogna formare una pappa consistente che inglobi tutto lo sporco e rimanga molto a lungo sulle mani, come dicono le istruzioni anti-Covid tedesche, il tempo che ci vuole a cantare due volte Happy birthday to you, o anche buon compleanno a te, oppure parabéns pra vocês, in brasiliano. Allora, questo è l'unico punto che non ci soddisfa pienamente, però poi per il resto, questo sapone liquido ha una profumazione molto molto piacevole, una profumazione piccola piccola che assolutamente non disturba e che se hai il naso chiuso assolutamente non senti. Però una profumazione molto piacevole di non realmente arancia candita, ma buzzi di frutta frizzante candita. Ricorda molto una profumazione da gelée. Probabilmente perché contiene una profumazione da gelée. I Natua Cosmetics, ossia i cosmetici interamente naturali tedeschi, usano praticamente sempre le profumazioni alimentari. Questo è un sapone che ci piace molto. Avevamo smesso di comprarlo perché prima il prezzo era 65 centesimi e quando è diventato 79 centesimi. Ci siamo detti, questa cosa non possiamo tollerarla, non lo compriamo più. Quindi siamo andati in posti che ancora vendevano saponi liquidi paragonabili a questo, ad un prezzo minore rispetto a 79 centesimi. Abbiamo comprato il nostro sapone liquido alternativo, abbiamo constatato che non ci piaceva e siamo tornati a questo. Adesso compriamo sempre questo, ogni tanto compriamo un'altra profumazione, ma non ci piace, cioè questa veramente è la profumazione che ci piace, l'unica profumazione che ci piace, Creamy Orange. Poi Creamy Orange c'era anche sotto forma di gel doccia, anche se adesso lentamente sta uscendo fuori commercio per far posto ad altre profumazioni stagionali.
Un altro veramente favoritissimo che compriamo e ricompriamo è quanto dobbiamo sudare e quanto dobbiamo correre in giro per filiali diverse dappertutto, in più di una regione tedesca, per trovare, mamma mia, ogni 2 settimane il prezzo più vantaggioso. Questo Fructis Garnier, la variante Aloe Hydra Bomb, che solitamente non uso io, ma che posso usare anche io perché mi piace, oppure la variante che si chiama Volume e che ha la bottiglia, il flacone verde. Queste due varianti sono le uniche due varianti di Fructis Garnier Shampoo con un inci molto buono. Tutte le altre varianti sono completamente, veramente pessime, con degli inci assurdamente inutili e insensati e velenosi. Questa variante però ci piace veramente molto, e anche la variante verde è più adatta ai capelli di Valentina. Questo shampoo ha il notevole pregio che la sua profumazione rimane sui capelli più di un giorno, che è una cosa che quando tu compri uno shampoo con un inci interamente naturale, se compri spesso shampoo con un inci interamente naturale, allora sai molto bene che gli shampoo con una profumazione che rimane sulla capoccia non ce ne sono, cioè c'è questo e poi dimmene un altro che costi sotto i 3 euro. E dubito che tu possa dirmene un altro perché io non ci sono riuscita a trovarne un altro. Questo è uno shampoo che ci piace molto, fa molta schiuma, è ben profumato, con una profumazione unisex che non è troppo violenta, allo stesso tempo però, come dicevo prima, rimane sulla testa. È molto adatto a chi ha i capelli fini, è molto adatto ad essere usato ogni giorno ed è uno shampoo che veramente ci piace, tant'è vero che lo compriamo e lo ricompriamo. Qual è il problema? Il problema è che in Germania ci sono due misure, c'è la variante da 300 ml che vedete qui e poi c'è una variante da 280 ml. La variante da 280 ml la troviamo per esempio al Rossmann e quella da 300 per esempio al DM. Ora, i prezzi di questi shampoo nelle due varianti variano ogni settimana, cioè ogni settimana ti giuro cambia il prezzo di questi shampoo. Allora, quando questi shampoo sono in offerta, il prezzo in offerta è solitamente 1,89 euro e ci fiondiamo. Quando non sono in offerta, una settimana costa 2,15 euro, una settimana costa 2,35 euro. Adesso siamo arrivati a questa settimana, che purtroppo è anche la settimana in cui lo dobbiamo ricomprare perché ci è rimasto solo così, costa 2,85 euro. Ma perché varia di settimana in settimana il prezzo di questo shampoo? Ma qual è il motivo? Cioè, Garnier è una multinazionale, è francese, no? E non puoi fare un prezzo europeo un po' stabile, e ti prego, veramente. Ma comunque, questo è un prodotto che non abbiamo ancora sostituito, ma non ci abbiamo neanche provato, perché questo è un prodotto che sinceramente ci piace molto. Non avrebbe senso cercare prodotti simili perché fra i prodotti interamente naturali ecobio certificati è sicuro che il prezzo è maggiore e la performance è minore. E tra i prodotti non certificati, ma comunque contenenti inci interamente naturali, è un terno al lotto. Potresti provare per dei mesi, un mese dopo l'altro, potresti rovinarti la cute dei capelli e i capelli e potresti non rimanere soddisfatto o soddisfatta come con questo shampoo. Quindi noi continuiamo a comprare questo, però cerchiamo di fare attenzione e di acquistarlo soprattutto quando costa un prezzo decente. Stesso discorso vale per, ecco, adesso arrivano le cose con un inci che non c'entra niente col naturale. Hai capito quello che ho detto? Questo inci non c'entra niente con il naturale e sono con evidenza prodotti che non uso io. Per esempio questo è Fa Dark Passion, è un deodorante che ha una profumazione, è un deodorante maschile, cioè con evidenza è un deodorante maschile. Ha un inci che non è così tanto pietoso, cioè se tu leggi gli inci dei deodoranti spray che ci sono in commercio, scappi, proprio scappi urlando con le mani nei capelli. Quindi l'inci di questo deodorante
Non puoi dire che sia un inci che ti rende felice per il mondo e per te stesso, però non è un inci così tanto schifoso come tanti altri prodotti. Anche il prezzo non è così tanto schifoso perché questo costa generalmente, per esempio a Rossmann, 1,45 euro. Un mese fa purtroppo costava 1,25 euro, quindi il prezzo è aumentato come tante cose, come il prezzo di tante cose. Al penny, per esempio, questo costa spesso 88 centesimi o 99 centesimi, quindi girando si trovano prezzi vantaggiosi. Spesso poi è anche in offerta, quindi costa sotto 1 euro. Comunque, la profumazione di questo deodorante, secondo me, è completamente unisex, perché questo deodorante profuma di vaniglia caramellata, ma senza essere stucchevolmente dolce e senza essere spaventosamente anormale e alieno, come per esempio il deodorante che ha a che fare, credo di ricordare, con Cookies and Chocolate, una cosa del genere che si chiama Axe. Axe, no? È anche Axe scritto, è anche una famosa marca di deodoranti maschili e anche Axe fa il suo deodorante dolce, vanigliato. Qui praticamente il 70% della popolazione maschile sotto i 30 anni usa Axe e si riconosce quando sei per strada, riconosci con molta evidenza questa profumazione, che però è stucchevolissima, è esageratissima ed è veramente molto stomachevole, è una profumazione proprio che ti disturba il cervello, ti rende difficili i pensieri. Questo invece ha una profumazione vanigliata che dura tutto il giorno, che ti impedisce, non so quanto con sicurezza, non so quanto limitatamente, di sudare, cioè nel senso sudi perché non è un antitraspirante, ma limitatamente non puzzi. Poi, come sempre, se mangi molta carne, se vivi sotto stress, poi puzzi comunque alla fine della giornata, ma se non ti lavi bene a lungo sotto le ascelle, creando molto sapone, molta schiuma, quella pappa di cui parlavo prima. Cioè, è chiaro che ci sono dei batteri che ristagnano, qualunque cosa tu ti spruzzi sotto le ascelle, vai solo a peggiorare la situazione, no? Vai solo a stagionare di più i batteri che sono già lì a far festa da chissà quanto tempo. Però, come profumo, infatti, questo noi a casa lo chiamiamo il profumo, ma poi, soprattutto, quando cucinano gli indiani nel piano di sotto, impuzzonendo tutto il quartiere, no? Non puoi neanche aprire la finestra perché se apri la finestra viene ancora di più dentro casa la puzza. Spruzziamo questo e se ne va tutto. Quindi, cioè, questo è un prodotto multiuso che ci piace moltissimo. Non l'abbiamo ancora sostituito. Ci sono dei sostituti di Isana. Isana è la marca interna del Rossmann. Per la modica cifra di 75 centesimi, 65 centesimi, non abbiamo ancora provato questi sostituti perché sono sempre esauriti, cioè tu vai nel negozio, vai nella filiale e non ci sono esattamente i deodoranti che tutti amano e che a detta di tutti sono i migliori di Sana, non ci sono, ci sono solo quelli che dalle opinioni del pubblico sono stati giudicati delle enormi inutili ciofeche, quindi non abbiamo ancora provato quelli di Isana. Li proveremo in futuro, ma non abbiamo nessuna intenzione di sostituire questo perché questo ci piace molto. Questa è una profumazione proprio buona, ma anche per me e anche per la casa, come deodorante per gli ambienti, veramente. Già che ci troviamo, lanciamoci con il prossimo prodotto siliconato che ha siliconi, che non ha un inci interamente naturale, che è questo. Ora vedete questo nel tubo, anche se è solo la seconda volta che compriamo questa crema per le mani nel tubo, perché prima non esisteva, prima esisteva solo quella classica che ha sempre usato anche mamma nel vasetto, no? Nel vasetto piatto rosso. Glisolid, no? Con la classica profumazione da Glisolid, una crema che esiste da 100 anni, e dai 100 anni i produttori di Glisolid non hanno ancora capito che il silicone non è più una cosa decente. Comunque, qui dentro c'è silicone, quanti ce ne sono di silicone? Ce n'è uno solo di silicone. Poi ci sono anche, naturalmente, c'è estratto di propoli, c'è succo di Aloe Barbadensis, c'è estratto di camomilla, c'è olio d'avocado,
Però c'è anche il silicone, c'è anche il Dimeticon. La versione in tubo, all'inizio eravamo scettici, poi pensavamo la versione in tubo diventa antipatica quando il tubetto finisce perché bisogna tagliarla, bisogna pescare dentro con il video, con il dito, ti sporchi le unghie. La versione nel Tegel, come si chiama Tegel in italiano? La versione nel vasetto piatto che si apre è meglio chiaramente perché la puoi ripulire tutta e ti puoi usare tutta la crema senza disagi. Però prima di tutto la versione del vasetto in Germania, a volte, questo è un altro prodotto il cui prezzo cambia settimanalmente, a volte costa 1,55 euro, mentre la versione in tubo costa stabilmente 1,45 euro. La versione in vasetto ha meno ingredienti e meno buoni di questa, e soprattutto questa non brucia. Chi usa questa crema in famiglia la usa perché fa dei lavori pesanti o comunque fa con le mani tante cose senza mettersi i guanti. Io non so perché la gente non ha il concetto del guanto. Il guanto ti protegge le mani. Lo so che poi lo devi gettare a un certo punto, ma prima di tutto ti puoi fare una cultura in fatto di guanti e puoi tentare di comprare guanti che rovinano meno l'ambiente e che sono fatti meglio e ti durano di più nel tempo. Ma poi soprattutto i guanti a un certo punto te ne disfai, le mani non te ne puoi disfare e quando le mani ti diventano nodose, artritiche, tutte brutte e orrende, poi vedrai quanto ti maledirai per aver voluto fare a tutti i costi tutto a mani nude. Capisci? È una scemenza fare le cose a mani nude, usate i guanti. Comunque questa crema ha l'ottimo pregio di essere molto molto ricca, di impregnare bene le mani, ma poi anche di assorbirsi con il tempo che ci vuole naturalmente, ma rimette le mani piuttosto a posto. Io non la uso, non l'ho mai usata, non ho intenzione di usarla e secondo me una crema con il silicone per le mani non può portare le tue mani più lontano di tanto, quindi io rimango con le mie creme interamente naturali di marche da drogheria e che costano possibilmente sotto 1 euro, al massimo sotto i 2 euro, e so bene così. Però, e qui in famiglia si usa anche questa crema, e questa crema non l'abbiamo ancora, cioè non c'è verso di portare le persone a sostituire questa crema con un'altra crema, ma anche i familiari italiani, cioè chi usa Glisolid poi usa Glisolid per tutta la vita, ma perché fate così? Comunque, un altro prodotto che non uso io e che però è stabile in classifica tra i preferitissimi ormai praticamente da un paio d'anni è questa crema lavante per la faccia, su mio consiglio naturalmente. Questa è una crema lavante per la faccia interamente naturale, bio certificata e Alviana è una marca da drogheria e da supermercato bio tedesca. Prima costava 3,99 euro, che è un prezzo altissimo. 2 anni fa costava 3,49 euro. Adesso vedete qui che c'è il Sonderpreis, ossia il prezzo speciale 2 euro, perché infatti purtroppo questa crema lavante è uscita fuori commercio. Ripeto ancora una volta che cos'è una crema lavante? È una crema che si usa per lavarci la faccia. Niente di più, niente di meno. Come tutti i lavaggi di faccia, si suppone che sia scontato capire che bisogna prima bagnare la faccia, bagnarsi le mani, poi prendere la quantità di crema desiderata, esattamente come se fosse un sapone, poi massaggiare fra le mani e massaggiare sulla faccia e poi sciacquare accuratamente a lungo a sufficienza da non lasciare residui. E la gente si lava la faccia nel nord Europa con le creme lavanti da 200 anni ed è contenta. Ora però le creme lavanti stanno uscendo un po', non sono più tanto di moda perché ci sono comunque tanti detergenti per lavare il viso che nel frattempo si sono fatti più gentili con la pelle e quindi le creme lavanti stanno uscendo un po' fuori moda anche perché tutti ne hanno paura e la paura è determinata dal fatto che tutti hanno paura che una crema possa risultare grassa per il viso. Invece questa assolutamente non lascia il viso grasso, però lascia il viso notevolmente ammorbidito e notevolmente profumato di biscotti. Parlavamo prima delle profumazioni alimentari.
Peccato, questa crema non c'è più in commercio, noi ne abbiamo in scorta altri due tubetti, quando saranno finiti gli altri due tubetti dovremo sostituirla, ma questo è un prodotto che fino adesso non abbiamo ancora mai sostituito. Probabilmente sostituiremo questa crema lavante con una crema lavante della ditta non EcoBio del Müller, ma spesso con inci interamente naturali, Cadea Vera. Infine vorrei parlarvi di una cosa alimentare, ossia questo caffè in stick. Prima di tutto la confezione a Valentina è sempre piaciuta moltissimo. Qui dentro ci sono degli stick, quindi questo caffè è pre-porzionato. Dentro una scatola ci sono 25 bustine, 25 sticks, c'è scritto qui sopra. Jakobs è il caffè migliore che voi possiate trovare in Germania insieme al caffè che si chiama Tizio e che è il caffè di Aldi Süd, semplicemente perché Aldi ha incominciato la sua carriera non con i supermercati ma con la torrefazione di caffè, quindi i fratelli Aldi se ne intendono di caffè e così anche Jakobs se ne intende di caffè. Questi sono i migliori caffè sulla piazza. Non siamo ancora passati a comprare il vaso di caffè perché semplicemente non abbiamo fiducia nella nostra capacità di saper dosare ogni giorno, specialmente di mattina appena svegli, il caffè con precisione. Non abbiamo voglia di lavare un misurino, cioè è tutto molto più pratico con questo. Ora qual è il problema? Che una confezione di questo caffè costa 1,99 euro da 100 anni, ma negli ultimi tempi è incominciato a costare 2,99 euro. Si trova ancora ad 1,99 euro, però bisogna girare in giro, bisogna girare molto per trovare questo caffè con l'offerta di prezzo migliore. A volte, molto spesso, questo caffè è in sconto e si può comprare a 1,69 euro oppure a 1,59 euro, quindi non abbiamo ancora rinunciato a comprarlo, ma certamente sarebbe molto meglio comprare il vaso, perché nel vaso c'è una quantità maggiore di caffè. Il vaso costa anche di più, però c'è anche più caffè dentro, perché nel vaso ci sono generalmente 200 grammi di prodotto, mentre invece qui in tutto ci sono 45 grammi di prodotto. Il vaso per 200 grammi di prodotto costa 5 euro e gli stick nella scatolina per 45 grammi complessivi di prodotto costano 1,99 euro, cioè capisci che non è conveniente. Non è conveniente, ma i vantaggi sono talmente tanti da compensare la non convenienza finanziaria. Quindi noi continuiamo a comprare questi stick. È tutto più igienico. Poi il caffè liofilizzato o il caffè in polvere va male che è una meraviglia. I vasi non sono, sono raramente, specie quelli di Jacobs, non sono mai scuri. Il caffè va male alla luce, ma va male proprio all'aria. Non è una scelta ragionevole. Per me, per quanto mi riguarda, non è mai stata una scelta ragionevole. Poi arriverà quella che mi scriverà: ma perché non ti compri la moka? Dunque, per comprarmi la moka dovrei comprare una moka che va bene sul fornello elettrico a induzione, oppure dovrei comprarmi il fatto apposta, la piastrina fatta apposta con cui poter usare la moka sul fornello a induzione. Tutto questo non l'ho ancora fatto, ma soprattutto io non ho voglia di fare il caffè con la moka, perché stavo dicendo prima, per quanto mi riguarda, la mia vita, le mie abitudini, le mie esigenze, è più pratico usare gli stick. Uso questi stick forse da quando avevo 32 anni, 34 anni, cioè una vita che uso questi stick. Mi trovo bene con questo caffè, mi piace il gusto di questo caffè. Che vuoi? Questo video è finito, allora ti saluto, ti ringrazio per aver guardato fin qui. No, cioè, chiacchierare è bello del più e del meno, dei tuoi gusti, dei miei gusti, ma non mi venire a dire quello che io devo dire dentro i video, perché secondo te è giusto che io dica quello che secondo te dovrei dire. Va bene. Ciao.